stay. Said maybe if you asked me yesterday, I would handle this shit differently. Things are different, I'm a new me. That's not gonna happen. That's not gonna happen. That's not gonna happen. So even if you're asking, even if you're asking, 'cause I do what I do. We are so ready. This is part one. See you later for part two. When we're gonna be on the plane. Guess where we're going? Guess where we are going? Santa. Oh my god, ci penso che viene male, male. Tu stai venendo con me al tram? Sì, dopo vado tutta la notte, I'm gonna go straight away. And then I'm gonna meet you again on the plane, you know what I'm saying? We gotta go our own way. Gotta go our own way. Yeah. Anche la telecamera. L'hai portata. Però il tripod non ci sta. Ma sai cosa? Mi sono dimenticata quando me l'hai detto, perché l'ho letto con messaggio di volevo portare. Sai quella stina che si lega sul tripod? Mi sono dimenticata, caspita. Stiamo per decollare? No, atterrare. Stiamo per atterrare. Il modo in cui la signora mi ha tirato via la bibita dalle mani, ragazzi, lasciate stare. Stavo bevendo la Coca-Cola così me l'ha presa di mano. No, scherzo. Però quasi. Bando alle ciance. Stiamo arrivando. I'm in need safety. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty, tell her it's your world. She want the two-tone spaceship, blow smoke screen daily, so the stress don't faze me. I'm going, I keep it factual. I'm on sabbatical, I'm out of Central America. I need a break from hysteria. Park like the one with the carousel. Ok, lo vediamo dopo. Quando hai tempo, alla ricerca del biglietto giusto. Running big laps till the sun is down like 100 miles. 10 frames on me leaning down. Winning now. Been a while, you ain't like me then, but how you like me now? Real one, if I hold you down, I'ma keep it there till we in the ground. Jet black when I paint the town, only blue sheets when they pay me now. Treat a setback like a step back. Wave, I got the game in a vice grip. Way up when the virus clear. All my niggas on the flight list. Ok, stiamo prendendo il treno per andare in centro di Amsterdam, perché ovviamente siamo qua all'aeroporto e spero che questo treno sia giusto. C'è scritto Amsterdam Central, quindi dovrebbe essere quello giusto. Abbiamo dovuto chiedere a una tipa durante la fermata, così riusciamo a capire qual era il... come si dice platform? Il binario. Quindi abbiamo dovuto chiedere il binario perché non riusciamo a capire, ma alla fine era scritto in caratteri cubitali prima di scendere giù alla fermata. La fermata. Vabbè, ok, erano così. Però c'era scritto 5-6 e noi siamo scesi giù, dovevamo andare all'1-2. Yeah. E niente, quindi adesso non so quanti minuti ci mettiamo neanche. Adesso sono 6 fermate. Uh-huh. No, una fermata. Una? Allora noi stiamo andando in centro, però noi stiamo prendendo 18 minuti, 3 fermate. Ok, 3 fermate. Ci vediamo quando abbiamo lì. Tell her I can't snake me. Ray gun off safety. My girl so tasty. Tell her it's your world. She want the two-tone spaceship. Blow smoke screen daily. So the stress don't fade. Stiamo aspettando il pullman numero 22 per arrivare al nostro hotel. Non vedo l'ora perché I'm tired.
perché se mette queste borse tutta questa roba qua, quella fa veramente schifo. Però registrerò poi con la telecamera, quindi non vi preoccupate. Non c'è più nient'altro da mangiare, tutto chiuso. Se arrivate in Amsterdam ed è tardissimo, questa è la situazione. Macchi Dees. Buongiorno ragazzi, day 2. Siamo qua alla fermata ad aspettare il pullman. Buongiorno. Buongiorno. Dobbiamo aspettare il pullman che arriva per andare in centro, così poi facciamo un po' di colazione barra lunch, quindi brunch. E visitiamo la città. C'è un vento della Madonna, quindi non so se mi sentite, i miei occhi sono lucidi perché c'è troppo vento e yeah. Però non fa freddo, che sta bene, sta bene, questa è la cosa positiva. Si sta bene. Andata. Siamo veramente ad Amsterdam, incredibile. Ragazzi, siamo appena saliti sul pullman e hanno detto che non ci saranno più trasporti da d'ora in poi fino a domani per la tempesta che c'è, lo storm, quindi diciamo che abbiamo deciso di venire qua al momento più sbagliato e vabbè, andiamo lo stesso in centro, però prenderemo il taxi a tornare indietro. Sconvolgente, è la nostra fortuna proprio, tempismo perfetto. Punto 2, ci siamo infilati nel primo postaccio nonostante Cisi volesse un posto un po' più carino per voi, per darvi un'idea più, capito, della situazione. Purtroppo siamo finiti nel primo posto dove c'era gente, perché la regola vige che dove ci sono persone il posto dovrebbe essere buio. Quindi siamo adesso al Marco Polo. Speriamo bene ragazzi, vi faremo sapere. Intanto cominciamo con le crodini, poi da qui ci sposteremo a delle zone più estetiche. Drown the pain until it all wash away. From the night to the day, you're dreaming. You forget I'm a slave. Signore è stato gentilissimo, ci ha pure fatto una foto bellissima che spero ci vi farà vedere. It becomes another habit to break. I'll replay it till the guilt turns to shame. Stiamo passeggiando per le vie, stiamo cercando un posto. Cerchiamo un coffee shop, ovviamente, per fare quello che siamo venuti a fare ad Amsterdam, cioè esplorare. Poi ci andiamo a sedere da qualche parte. Si sta pensando di farsi un tatuaggio, vedremo come. Facciamo un tatuaggio in Amsterdam, sto facendo sole. Fantasia. Alla faccia di questa gente che diceva brutto tempo con te. Però penso che sia consigliato stare a casa, che non siamo focus, così dicono.
però mi sono un po' in giro. Non può farlo tu lì. Siamo sopravvissute alla tempesta, alla che lei buffet. Continua a dire che non è una cosa sì, seria. Sì, lei ha voluto farvi una cronaca nera in diretta, non era storie. Così grave. Non era così grave, hanno cancellato tutti i pullman, treni, sì, dovevamo scappare dal centro, non si trovava il taxi, non era così grave, dovevamo vero? Vedere e ascoltare quelli che erano dentro al bar a farsi gli affaracci loro tutto il tempo. Comunque, oggi andiamo alla una scoperta, seguiteci. Sì, prima che ci prendono sotto con le bici. Dai, raccontagli qualcosa del tempo che è bello. Oggi che c'è bel tempo non vuole dire niente. Oggi non lo classifico come bel tempo, però meglio di ieri. Sì, ok, c'è un vento ragionevole. C'è il grigio, boys, ok. C'è un po' di sole, ogni tanto cerca di uscire. Ma va bene. L'importante è che comunque non piove e che non ci sia la tempesta di ieri, perché vogliamo girare un pochettino di più. Ieri siamo andati solamente al museo, siamo andati in un coffee shop e basta. Like, da lì dovevamo subito scappare a casa perché non sapevamo com'era la situazione. Esatto, oggi giriamo un po' le stradine, ci perdiamo di proposito. Yeah! Penso che non lo faremo. Noi non siamo ancora usciti da questa stazione, siamo arrivati qui almeno 7 minuti fa, ok? È ora di uscire. Andiamo. In pausa perché I don't want to be copyrighted. Ragazzi, siamo all'ultimo giorno della nostra vacanza. Questo è il tempo ancora purtroppo schifoso e anyway, ci siamo accorte solamente adesso che abbiamo superato l'orario che dovremmo fare il check out. Non ci avevo neanche pensato, noi siamo qua a farci i cavolacci nostri, a pensare a dove andare a fare le foto come se non fossimo in un hotel. Colazione tardi quando ci pare a noi. Io è andata giù a chiedere quanto tempo potremmo stare, ci hanno detto che se vogliamo stare extra fino alle 2 dobbiamo pagare circa 25 euro, quindi è quello che abbiamo fatto, euro, 30 sì. euro più o meno, e quindi abbiamo pagato. Adesso facciamo ovviamente le valigie, cerchiamo di recuperare un po' tutto e poi usciamo da qua. Da qua prenderemo il pullman, no?
cosa che abbiamo detto, prendiamo il taxi e andiamo fino in centro, poi dal centro prendiamo il treno diretto per l'aeroporto. Check-in fatto, passenger locator form fatto e basta, che altro? Yeah. Non vedo l'ora di tornare a casa. Sì. Tanto se dobbiamo avere questo tempo miserabile inglese, tanto vale essere almeno nel comfort. Ti giuro, a me manca la mia macchina, ma lascia stare. Cioè, il pantofolo, l'unica roba buona sia anche il riscaldamento, la temperatura che possiamo gestire. Esatto. Senza stare lì a capire, cercare di decifrare cosa è successo, cosa non succede. Mi giuro. Però questo hotel è veramente stato bello, io... Ho adorato stare qui. La colazione era veramente buona. Abbiamo una vista bellissima. Purtroppo il tempo è quello che è. Quindi... Infatti, anche la TV era buona finché non ha smesso di cooperare. Di fare il Chromecast. Non so se è perché è collegato allo storm, al vento, così, ma non funziona più. Quindi, vabbè. Peccato, veramente. Però, dai, le facility sì, da raccomandare. Yeah. Poi magari ci si tornerà, vi farà ancora più reviews. Però, buono da raccomandare. Se mai siete a Amsterdam e volete qualcosa vicino al centro, ci sta. Venite. Apposta per prendere il volo, e ovviamente il volo è stato ritardato. Abbiamo messo 100 anni per andare a mettere le valigie da imbarcare, e alla fine eravamo in ritardo, ragazzi. Cioè, vi rendete conto? Siamo arrivati 2 ore prima, alla fine siamo arrivati in ritardo. Abbiamo dovuto correre. Yeah. Nonostante l'organizzazione, siamo riusciti in qualche modo. Yeah, esattamente. Esatto. E alla fine comunque i voli sono in ritardo perché non so se c'è ancora questa tempesta qua che sta ritardando tutto. E quindi vabbè. Io ho fame, ragazzi. Yeah. Io l'unica cosa che posso dire è che ho fame e che adesso forse mangiamo nell'attesa dopo il percorso. Esatto. E siamo qua in fila. I'm tired. Sta arrivando il nostro aereo, ragazzi. C'è un vento della Madonna, non so se riuscite a vedere, vediamo se faccio la foto. C'è un vento esagerato nell'acqua. Io voglio convincermi che sia l'aereo. Sì, la turbolenza dietro che fa quella roba lì. Sì, è l'aereo. È l'aereo. Che turbolenza, sì. Sarà l'aereo. Sembra che fa fatica a venire, però non credo che sia quello. Magari ci mettono veramente così nella normalità. La cosa più brutta è che se non fosse per questa tempesta non avrei mai speso il tempo a guardare cosa succede. Yeah, ti giuro. Non ti siedi mai da queste parti, se non quando sei costretto. Ah sì, bella domanda. Guarda il camioncino che c'è qua davanti, però. Il vento che sta facendo lì. Ma io guardo quei tre disgraziati, uno di loro non ha nemmeno la giacca, un giro. Coraggio. Ti immagini che la normalità è il tempo così qua, cazzo. Questo che sto cercando di capire, questo va bene, è un male. Yeah, guarda, ha spento i motori, quindi non c'è più quella roba lì dell'acqua sotto. Penso. Oddio. Ok, credo che sia il tempo, perché... adesso a giudicare sembra che la situazione sia ancora un po'... Anyway, siamo positivi. Everybody smoking all the greenery. Close the matches they were handed down to me. But I'm still fly, I know. I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. Put it on your nose, brush clear. How my baby's running this a block, cause you fear what you do to you if you get dirty hands in veneer. What you do, what she is, little boy, I tell you this. If baby wants sip, she can sip. If baby says lit, it's lit.